Buongiorno, siamo in questo splendido parco nel comune di Spezzano. Qui da pochi minuti si è conclusa la conferenza, l'intervento del Presidente del Consiglio Mario Draghi, invitato dagli imprenditori del settore ceramico, da Confindustria Ceramica. C'era con lui, accompagnato anche dal Presidente della Regione Stefano Bonaccini. Si è parlato ovviamente di economia con il Presidente Savorani, che ha fatto un elenco chiaro, preciso, sottolineato come tale, anche confermato come tale dal Presidente del Consiglio, basato su quei punti critici che fanno di questo distretto che produce il 90% della ceramica italiana e dei maggiori esportatori all'estero, però pone delle criticità soprattutto nei confronti dei competitor più vicini, più simili, come la Spagna, alla quale la produzione italiana di fatto ha ceduto un volume, anzi una superficie di 100 milioni di metri quadrati di piastrelle prodotte. Bene, questi deficit hanno dei punti precisi che appunto il Presidente Savorani ha elencato al Presidente Draghi, che partono dal costo del lavoro, che in Spagna è circa il 40% complessivamente, ovviamente rispetto al netto e al lordo, rispetto a quanto costa un lavoratore in Spagna. Poi c'è il discorso del costo dell'energia, ma non solo, ci sono le restrizioni pesantissime sulle emissioni. Questo è un distretto che ha investito circa 2 miliardi sulla compatibilità energetica delle aziende. Nonostante questo, continua a ricevere delle infrazioni perché, anche nel momento in cui supera dei limiti che sono un decimo, queste le parole del presidente di Confindustria Ceramica, un decimo rispetto a quelle medie delle aziende spagnole, in termini proprio di impatto di CO2. Poi c'è il grande tema infrastrutturale. Qui Savorani ha dichiarato, visto che non l'ha fatto esplicitamente Draghi, che si sono avute forti rassicurazioni dal Presidente del Consiglio affinché sulle infrastrutture si possa fare davvero qualcosa dopo 30 anni di stallo, 30 anni che hanno fatto praticamente fare una battuta anche al presidente di Confindustria Ceramica, ovvero siamo di fronte ad una questione, in riferimento alla bretella, ad una questione scandalistica a livello dello scandalo, per cui sostanzialmente se questa infrastruttura arriva bene, se non arriva comunque subito, puntiamo su quelle che, su quei fattori che ci mettono in deficit di competitività, quelli che si elencavano sul costo dell'energia e sul costo del lavoro. E sul costo del lavoro, a nostra domanda, in particolare si è soffermato sul lavoro in generale e sul tema dello sblocco dei licenziamenti. Bene, Savorani ha detto che fortunatamente questo non è un problema che ci riguarda direttamente, riguarda forse altri settori, perché qui in questo settore ceramica, di nuovo in forte ripresa e che si aggancerà anche alla ripresa dettata dal PNRR, il problema è opposto, cioè quello di non trovare personale qualificato, specializzato, all'altezza di una sfida internazionale. E da Fiorano è tutto.